fatto per niente. Ciao, benvenuti sul canale. Ciao e benvenuti sul canale Arrampicata Golden. Voglio provare l'autosicura da primo usando Wild Country di Revo. E rispetto al tiro che vi ho fatto vedere nei video precedenti, che era Pinocchio, su questo tiro qua non ci sono tanti terrazzini, è più da scalare, anche se è facile, si parla di terzo più quarto probabilmente, ok? Ho montato la solita sosta col dissipatore, purtroppo il secondo punto d'ancoraggio è su un ceppo di legno perché non ho trovato di meglio, ma confido che questo nuovo non si rompa, ok? Sono un po' accorciato, forse troppo, ma è giusto. Lo faccio come se fosse un tiro difficile, non come se fosse un tiro che sono sicuro di non cadere, eccetera, ok? Quindi, che facciamo? Iniziamo a salire. La prima parte è in questo dietro rosso, carinissimo. Hop, che si sale un po' in contrapposizione, così. Faccio anche rimoschettonare come se fosse un tiro. Io andrò di là, quindi la corda deve uscire. Vedi, così, verso il basso viene sempre, ok? Sono moschettonato dal lato giusto, tunk. Ok, questo è chiuso il ghiera, questo soprattutto, ghiera chiusissimo. Nel caso si rompesse tutto, io confido che si fermi nel tiro primo, per instupamento, ok? Ok. Oggi proprio abbiamo la scalata, come si dice, non lenta, di più. Ok, adesso si può anche andare di qua, a sinistra, Ci va. Faccio finta di moschettonare bene con la corda, non arrivare oltre il rinvio, cioè che è quello che faccio normalmente. Vedete che la corda viene, quanta ne ho in là? Abbastanza, giusta, così, come se fossi da primo. Se voglio me la recupero un po', così, senza esagerare, ok? Se a me viene da andare, quello di qua, oddio, ok? Questa via, devo essere sincero, rispetto a 1000 foglie che vi ho proposto da secondo, sarà più quarta questa via, ma un passo più tecnico, più difficile, esattamente questo. Ok? Questo passo, andare qua, è più tecnico e più difficile di tutti i passi che c'è su 6 a più di gravere. Vedi che me la prendo un po' dal basso, lui se la tira da solo, così, quando ne ho abbastanza, non la pesto. Oddio, ancora un po'. Torna la prendo. Opla, e ho moschettato. Quanta corda ho nel sistema? Poca. Se io cadessi di qua, visto che sono sconcentratissimo, potrebbe anche darsi, non dovrebbe succedere una cippa di niente, perché questa corda va imbattuta e questo blocca bidirezionalmente. Quindi non importa su come lo metti. Adesso qua ci sono due varianti, c'è chi esce di placca di là ed è significativamente più facile, di qua invece c'è un cazzo e quindi bisognerebbe cacare un piede qua. Io non c'ho voglia, quindi faccio una versione antanica, ok? Uno, due, la metto qua, prendo questo, c'è un'antanica del cazzo proprio. Ok, qua. Però parte da qua. Ecco, questo passo sembrerà un di quarto, ma una ribaltina delle palle è dura, più dura dei passi che ci sono su 1000 foglie, perché sono umani più grossi. Vedi che continuo a salire, tirare la corda in mezzo alle gambe, così. Continuo a salire, lui viene da solo, quindi per prendermi, questa è la corda che devo moschettonare, posso semplicemente metterla, salgo col bacino l'altezza giusta, la metto, quindi continuo, dove è facile conviene questa tecnica, continui a salire, vedi che qua c'è un altro rinvio, non lo passo, c'è una castagna.
durissima. Castagna, arrivato all'altezza del rinvio, ma lì c'è la catena, potrei anche andarci, ma per scopo didattico lo metto. Cosa faccio? Salgo, paro a questo. Dovrebbe fermare questo coso, però se non ci tieni la mano sotto, l'ho provato 100 volte con dei pesi, ha sempre fermato. Ecco, l'ho lasciato andare di colpo mollando tutte le mani, adesso metto il coraggio. Vedete come si ferma così, si alza questo, però quando tu abbassi la corda come per recuperare, sganci il fermo e continui a prendere. In effetti funziona, se ti scappa una mano lui si blocca automaticamente. È velocissima da dare la corda, è proprio uno strumento che, anche se non è omologato per quello, sembrerebbe fatto per andare in autosicura, ovviamente sei un po' di coraggio. Adesso Arrampicata Golden vi saluta ed è sopravvissuta anche a questa prova. Meno male, se no chi nutriva il Golden? Perfetto, buongiorno, benvenuti nel canale Arrampicata Golden. Quella che sentite abbaiare è la Golden. Voglio salire in autosicura da primo una via Capri e per bimbi chiamata Pinocchio. Golden, per favore, smettila di retrivare. Retriva delle persone perché vuole le coccole. Già prima le ha retrivate, con sta coda. È magnifica. Allora, vi volevo spiegare già nel video precedente come ho montato la sosta, cioè su due punti di assicurazione e con un tubolare per bicicletta inserito in un loop di corda tra 2.8 che fa da dissipatore. Ora volevo farvi vedere come si mette, non so se qua ci arrivo, adesso qua salgo qualche metro perché forse sono fuori camera, qua dovrei essere in camera ma cado. Come si monta questo, ok? Questo si mette sulla corda che pende dalla sosta, cioè sul ramo della corda dalla quale ne hai di più, quindi non su questo ma su questo ramo, si mette dentro tutti e quattro, si apre, si mette tutti e quattro in modo da agganciarlo, poi si chiude e fa un clack, questo in modo che questa cosa rimanga rivolta verso di voi, si chiude qua. Se volete sul ghiera potete montare un pezzo di gomma o quello che volete per evitare che questo giri. Questo ghiera è già fatto abbastanza apposta e non ghiera. Inoltre il ghiera di questo, essendo in acciaio, è autobloccante, cioè anche se dovesse andare verso il ghiera non ci va e non si svita mai da solo. Inoltre tiene lateralmente 23 kN, in realtà anziché gli 8 di un ghiera normale, e 60 in maniera verticale. Ora con questo montato siete al sicuro. Ora volevo semplicemente salire velocemente la via. Boom, parto, avrò la corda molle. Bisogna solo ricordarsi sempre di moschettonare dal lato giusto, che è questo lato, quello che esce. Ti dai già inizialmente un pochino di corda. Adesso io ho tutte le mani sporche da Utan. Vabbè, pazienza. Ti dai un po' di corda. E in modo da arrivare già al primo rinvio, no? Poi come fai? A seconda di dove devi andare, vedi, così, e voilà, e sei messo e sei in sicura abbastanza. Questo considerando che blocca un po' lungo, con questa probabilmente vieni per terra, così cosa fai? Te ne recuperi un po', così
molto facile, ok? Soppiazzo un piede centrale, uno qua, uno qua, uno qua, prendo il bordo, prendo qua, prendo qua, mi inchiavardo dentro, ok? E ribalto, occhio alla ribalta che va sulla corda, ok? Adesso qua ovviamente c'è un terrazzo, da che lato prendo corda? Da questo. E questo forse era meglio tirarlo un po' per così, ok? Quindi come faccio a prendere corda da questo? O me la do così, se sono su un terrazzo è comodissimo, se sono meno su un terrazzo dovrei fare in modo che questa venga di qua. Quindi avrei dovuto posizionare la mia corda alla sinistra della salita. Siccome l'ho rifatta, non l'ho fatto. Ok? Voilà, clic, e ho moschettato. Voilà. Prendo il buco svaso, che fa schifo. O posso anche provare ad andare dritto, ma siccome non ho voglia di cadere, e ho le scarpe da ginnastica, me ne vado di qua. Spacco qua. E su questa, vedete che la corda così si blocca, non arriva? Non devo prenderla da qua, devo prenderla come se sfilassi questa, ma non quella, no? Ma cosa faccio? La tiro. La tiro in basso. A differenza del grigri, questa non si blocca mai. Guardo che le due cam non siano bloccate. Prendo questa zappa, spalmo i due piedi, aia che male le ginocchia, aia aia. Questo fa bene per le ginocchia. Arrivati qua, facendo finta che la via continua, non moschetto su questa ma su questa, vedi che è bloccata? Devo far così, verso il basso, verso il basso, prima di arrivare allo spinto. Così, non ne ho abbastanza, ancora verso il basso. Non ne ho abbastanza, ancora, ancora. Vedi che quando la tiro, anche se ne avessi presa tantissima, non vengo per terra. Il massimo che vengo è così. Quindi arriverei più o meno a quella ceglia. Ok? Metto dentro, voglio fare ancora l'ultimo passo. Sono bieco e quindi lo faccio di là. Opla, e ho la pendente e l'ho girato. Perché ho scelto questo tipo di ghiera in acciaio? Proprio per quel motivo, che se anche si gira, a parte che basta prendere una levetta e metterlo qua, si può modificare, moddare. Cioè prendi una levetta di plastica, come hanno i ghiera che ce l'hanno già, gliela monti in modo che lui stia sempre così dritto, qua, la leva. Non so se si vede. Ok.